Gianni Colacione, stiamo al 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale, la seconda sessione qui a Roma all'Hotel Summit, e siamo in compagnia di Gustavo Fraticelli che è co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, che ha da illustrarci, dopo aver seguito attentamente il congresso, una opzione che lui ha individuato molto interessante, cucita ad hoc pare per l'Italia. Gustavo, parlacene. Mi riferisco all'argomento difesa dei diritti civili in sede internazionale. La Convenzione sui disabili, cioè quella che mi riguarda, prevede la possibilità di fare dei ricorsi all'ONU per la non applicazione dei principi. Però la cosa interessante che vorrei porre all'evidenza è che mentre tutte le altre giurisdizioni sono attivabili quando si sia esaurite tutti gli anni della giurisdizione nazionale, questa convenzione ONU dice che si va attivare quando si sono esauriti tutti della giurisdizione nazionale, ovvero quando il processo dura un tempo non ragionevole. Questa previsione, rapportata alla lentezza della giustizia italiana e alle mille pronunce della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, permetterebbe senz'altro di adire a questo Comitato internazionale per le mille illegalità nel campo disabilità, come per esempio quella che abbiamo fatto come associazione Coscioni il 18 novembre, dove abbiamo testato in diretta che i nuovi marciapiedi fatti nella parte rifatta di Piazza San Silvestro non hanno discipoli, e questo è un passo indietro, perché i precedenti marciapiedi li avevano, e denota una noncuranza per certi problemi del comune, perché fare uno scivolo in sede di rifacimento del marciapiede non costa nulla. Poi il bello è che noi 18 l'abbiamo fatta, c'è stato anche Radio Radicale, il filmato. Il 18 sera hanno riaperto il cantiere e l'hanno fatto subito, con un costo aggiuntivo. Gustavo, mi vengono in mente le comiche di Stanley Ollio quando si caricavano il pianoforte sulle scale e poi scoprivano che c'era la stradina per poterlo portare. Sì, esatto, però mentre le comiche fanno ridere, queste fanno ridere, però ci vanno di mezzo la nostra pelle. Io non mi posso muovere, ho un piccolo scalino, per me è una barriera insormontabile, cioè io mi vorrei poter muovere da solo in autonomia. Non chiedo niente, chiedo rispetto di leggi che datano 20 anni fa in Italia, adesso ribadite dalla Convenzione ONU, cioè non si chiede niente. Poi convengo con te che sono situazioni che fanno ridere, però poi ai disabili fanno incazzare, ecco. Hai perfettamente ragione, Gustavo. Io peraltro condivido con te altro tipo di disabilità e vorrei per esempio tanto frequentare l'auditorium, ma la mia more non mi permette di entrare nelle poltroncine dell'auditorium costruito di recente, con gli scivoli per i disabili, ma con delle poltroncine così strette che purtroppo una persona come me non può accedervi. Parlo di auditorium nel senso di un'opera pubblica, non parlo di un edificio privato o di un cinema che tutto sommato potrei anche rinunciare, ma insomma
di una cosa costruita con grande spendio di soldi di recente, e come cittadino prima che come disabile la cosa mi dà fastidio. Certo, io ti dirò di più, che anche in questo è sempre la legge dell'89 che dice tutte le disabilità, nessuna esclusa, quindi del resto già in America, per esempio per la tua patologia, già in America e in Europa sono state condannate le compagnie che facevano pagare due posti invece che un, quindi si va a fermare. Però come sempre, ahimè, qua in Italia siamo buon ultimi, ecco. Sì, siamo gli ultimi e i disabili vivono già di per sé l'amarezza di una natura che è stata poco generosa, l'amarezza di vedere spesso persone che in qualche modo li aiutano, insomma in qualche modo un coinvolgimento emotivo, e oltretutto il non rispetto delle istituzioni, che è non rispetto, quindi già di per sé è deprecabile, ed è anche illegalità, perché è praticamente una prassi illegale, perché violano leggi che sono peraltro anche abbastanza datate. Certo, ma poi io forse perché sono americano col K, mi ha sempre colpito come definiscono la disabilità in America. Person, people with special needs. Quindi vuol dire che la disabilità non è tanto la patologia in sé, quanto la mancanza di special needs. Per esempio, io a Roma sono un disabile totale, non mi posso muovere da casa. A New York posso fare tutto, eppure la mia malattia è uguale a Roma e New York. Quindi è un fatto di strutture che amplificano, ecco. Perfettamente vero, Gustavo. A questo punto speriamo in una sensibilità maggiore delle nostre amministrazioni locali, che purtroppo poi dopo ci prendono come alibi il fatto che non ci sono fondi, che però poi dopo fanno, disfano e rifanno con un dispendio di energie doppio e di soldi doppio, soldi pubblici. Sì, ma non ci illudiamo. Tutte le cose, in ogni campo, tutti i diritti, bisogna conquistarle sulla propria pelle. Ecco perché io, come radicale, mi dedico alla costruzione, perché secondo me è geniale mettere il proprio corpo dal corpo dei malati al cuore della politica, perché si deve tentare così. Io mi esporrò sempre in prima persona, nome, cognome, codice fiscale, per ottenere non l'impezzato ma quello, perché poi certi accorgimenti facilitano tutto, le persone anziane, le mamme con i bambini in carrozzi, insomma è una società più civile e più vivibile. Peraltro nello stesso filmatino di cui parlavamo prima ho visto che fu fatto con tre protagonista un test per le piattaforme degli autobus. Sì, ora è bellissimo. Le piattaforme, l'autobus, la flotta ATAC al 70% è dotata di piattaforme, però essendo le fermate per la maggior parte inaccessibili, queste piattaforme si usano poco, e se si usano poco si incastrano, non escono. Quindi io invito a farmi interrogare, voi girando per Roma vedete disabili in carrozzina che aspettano l'autobus, una morte di papa, insomma fate la foto, insomma è talmente. Invece americano, girate per New York, si vedono ogni 4 fermate, 5 fermate in media un disabile che aspetta l'autobus. Quindi abbiamo buttato con i soldi per comprare l'autobus,
con queste piattaforme e non le utilizziamo, perché non ci sta l'avvallamento nel marciapiede, che non costa niente. Cioè le fanno spesso le piattaforme, le marciapiede delle fermate troppo alto rispetto alla piattaforma, no, ma a volte anche troppo basso. Non è questo, perché io per prendere l'auto devo salire sul marciapiede, ecco, e quindi come si accede alla fermata se il marciapiede c'è lo scivolo, poi mi metto là ed esce la piattaforma, però se non posso scendere la piattaforma l'autobus dovrebbe fermarsi al centro della strada, la piattaforma assume una pendenza, quindi i disabili non sfruttano l'autobus in carrozza, anche perché ne passano solo, ti tocca aspettare sempre 5-6 autobus prima che arrivi quello con la piattaforma funzionale. Quindi è il circuito vizioso, con spreco di soldi nostri. Gustavo, ti ringraziamo tanto per questa tua partecipazione, faremo girare proprio come presidio di informazione civile questa intervista, te la faremo avere, te la posteremo e cerchiamo, intanto comunque sia ti auguriamo buon congresso. Posso dire una cosa? Come no? Invito a vedere su YouTube il mio testamento di dichiarazione anticipata di trattamento, prima che entri in vigore questa ignobile legge. D'accordo, grazie ancora Gustavo.